È tutto il giorno che cerco di fare l'introduzione a questo video, ma sono stata di umore nero, quindi zero voglia di mettermi davanti alla videocamera. Adesso ho un po' di mal di pancia, ma sto un po' meglio e quindi eccomi qui. Oggi è lunedì e ho pensato di iniziare questo video perché mi sembrava un'idea carina, cioè farvi vedere quanto e come leggo in una settimana. Tipo, io sono una persona che legge mediamente non poco, perché comunque almeno 4 libri tendenzialmente riesco a leggerli, quindi un libro a settimana più o meno. Però sono una persona appunto che ha un ritmo di lettura medio, ecco, rispetto ad altre persone che parlano di libri sul web, leggo poco. Però mi sembrava appunto carino portarvi in una mia settimana tipo e farvi vedere quali sono i momenti in cui che riesco a ritagliarmi per questo hobby. Oggi è stata una giornata un po' frenetica. Stamattina avevamo una visita medica, io sono andata solo come accompagnatrice, quindi abbiamo iniziato benissimo e non ho letto niente oggi, sono ormai le 8 meno 20. Zero, oggi zero patata. Però stasera sono a casa da sola perché Andrea lavora fino a tardi, quindi in realtà le cose che dovrei fare, che sono semi urgenti, sono due: un pochino mettere in ordine, mettere le lenzuola a letto, perché altrimenti stasera dove si dorme non si sa. E devo mettere un po' a posto e quindi ho pensato di approfittare e iniziare finalmente a leggere un pochino oggi, grazie all'audiolibro, spiegato anche perché ho questa roba in testa da inizio video. L'audiolibro che sto ascoltando al momento è The Final Empire di Brandon Sanderson, il primo volume di Mistborn. Devo dire, sono andata abbastanza avanti nel weekend perché adesso ho iniziato, sono all'inizio della terza parte, sono a pagina 265 e vorrei finirlo entro la fine del weekend. Non è del tutto infattibile, ho un po' di cose programmate questa settimana, soprattutto la sera, quindi vedremo. Questo appunto lo sto leggendo in audiolibro e quando posso ascolto l'audiolibro e leggo il testo del cartaceo. Un altro libro che sto leggendo, pensavo di essere più avanti, è Signora della Mezzanotte di Cassandra Clare, il primo di The Dark Artifices, però questo ne parlerò meglio in un video dedicato. Tanto ormai si sa, io leggo Shadow Hunters e ci faccio un reading vlog. Sono a pagina 132. Devo dire, ne ho letto un bel po' la settimana scorsa perché sono stata a Parigi un giorno e mezzo, dovevo fare un po' di cose, tra cui ritirare il diploma di laurea. Quindi sono riuscita a leggere un po' in aereo. E poi la settimana scorsa ho avuto io una visita medica che mi ha preso un po' di tempo, quindi nelle pause sono riuscita a leggere un pochino. È un mattone. E io francamente non riesco a prendere sul serio gli Shadowhunters in infradito. Ma ripeto, per quanto riguarda il contenuto di questo video, ne parleremo meglio nel video dedicato. E questo proprio se ho tempo, ma non lo so, vorrei iniziare Bestiario Sentimentale di Guadalupe Nettel, che è una raccolta di racconti, sono cinque, in cui vengono usati gli animali per raccontare. Insomma, si fanno specchio delle relazioni umane. Sono racconti di una trentina di pagine l'uno, volevo appunto spalmarmelo nel mese di febbraio, quindi non volevo portarmelo troppo avanti e iniziarlo il prima possibile. Però non lo so se riuscirò questa settimana, perché appunto volevo finire Mistborn, perché l'ho iniziato, beh, oddio, neanche troppo tempo fa in realtà. Però mi sta piacendo, quindi vorrei dare la priorità a Mistborn. Comunque, l'unico problema è che poi dovrei montare il video per domani, perché esiste, ma non è ancora un video intero, quindi adesso metto un po' in ordine, soprattutto la cucina, che sembra sia passato un uragano, e mi metto su Mistborn. Mi sono dovuta fermare un attimo perché oggi è proprio una di quelle giornate in cui niente va come dovrebbe andare, quindi mi sa che per stasera la chiudo qui, adesso mi vado a struccare, mi faccio una doccia, così riusciamo a raggiungere quel meraviglioso momento di estasi. Pigiama pulito, lenzuola pulite e capelli puliti, e il video lo edito domani all'alba. Mi stavo per lavare i denti e mi sono ricordata che non ho ancora cenato, quindi niente, dopo vado a farmi la doccia che è meglio. Sono le 10:21, io ho fatto quello che dovevo fare, ho cenato, mi sono lavato, tutto coso, e ho ascoltato tre capitoli e in teoria potrei andare avanti ancora un po', ma ho il cervello abbastanza bollito, quindi penso che starò su TikTok per il resto della serata, che sarà comunque molto breve. Quindi in realtà sono arrivata al capitolo 19, pagina
310, quindi in totale ho letto 45 pagine. Sinceramente non male, per come era partita la giornata sinceramente non pensavo sarei riuscita a leggere nulla, invece soddisfatta. Ci vediamo domani. Dove vi ho lasciato ieri sera vi ritrovo oggi, è martedì sera, sono le 11.03. Noi siamo appena tornati dalla cena dai miei suoceri e oggi ho letto praticamente zero. Sono riuscita a leggere solo un capitolo di Mistborn dopo pranzo. Sono arrivata a pagina 326, rendendo il gran totale di oggi 16 pagine, però ci sta, capita. Vorrei tantissimo andare avanti, vorrei troppo sapere che succede, ma mi sto addormentando. Rinuncio per stasera e vado avanti direttamente domani. Buongiorno, è mercoledì, no, mezzogiorno e 35 di mercoledì, quindi buongiorno proprio no. Ho passato tutta la mattinata qui. Però almeno oggi è un po' più concentrata di ieri, perché veramente ieri cervello bollito. E in realtà anche le letture, almeno oggi, ho iniziato un po' prima, perché ho letto il capitolo che volevo leggere ieri sera di Mistborn, quindi altre 16 pagine. Devo dire ieri sera fermarmi è stata veramente una sofferenza, perché mi sta piacendo un sacco questo libro. E oggi pomeriggio devo fare un po' di commissioni, quindi credo di riuscire ad andare avanti con l'audiolibro, di cui sono molto molto contenta, quindi ci aggiorniamo più tardi. Forse riesco addirittura a leggere qualcosa dopo pranzo, però vorrei provare a leggermi un capitolo di Shadowhunters, forse, visto che appunto sono ferma a casa, posso leggermi il libro cartaceo, perché comunque questo posso andare appunto avanti oggi pomeriggio con l'audiolibro. Madonna santa, Cassandra Clare e questi capitoli da minimo 30 pagine alla volta, che fatica. Sono tornata nel mio posto nel mondo e a quanto pare è diventato il posto ufficiale per fare gli aggiornamenti. È sera, un'altra volta. Oggi pomeriggio sono uscita a fare delle commissioni dopo essere stata trattata malissimo in farmacia per aver chiesto del Nurofen. Mi hanno fatto vergognare come una ladra. Devo dire, la concentrazione per l'audiolibro è un po' calata, quindi sono riuscita a leggere solo un capitolo, che equivalgono a 20 pagine di Mistborn, quindi con le 16 che ho letto stamattina presto il totale è 36. Però oggi sono anche andata avanti con Shadowhunters, ho letto 30 pagine di questo, quindi il totale di oggi è molto buono, perché sono 66 pagine. Oggi è il giorno della settimana in cui ho letto di più. Per oggi mi ritengo soddisfatta, il prossimo capitolo di Mistborn è abbastanza lungo, quindi penso che per oggi appunto chiudo qui. Non lo so cosa ho in testa. Andiamo avanti. È l'una e mezza di giovedì. Io ho passato la mattinata tra computer e telefonate. Una mattinata veramente piacevole. E adesso sono appena tornata da delle commissioni che non avevo finito ieri sera. E mi sono fatta la doccia e adesso vado a mangiare. Però appunto durante queste commissioni sono riuscita ad andare avanti con l'audiolibro di Mistborn. Ho ascoltato ben due capitoli che equivalgono a 31 pagine, questa volta i conti li ho fatti prima, se no c'è sempre il momento di silenzio in cui io litigo con la matematica. Diciamo mi mancano due capitoli, che sono più o meno anche lì 30 pagine alla fine della terza parte, che vorrei leggere stasera prima di uscire. Quindi oggi sono a pranzo da sola, non so se l'ho già detto, vado a scaldarmi il pranzo e continuo a leggere. Sono le 8 meno un quarto, stiamo per uscire, perché stasera andiamo al ristorante, per nessuna occasione in realtà, però sono 4 anni che cerchiamo di prenotare in questo ristorante e una volta ho chiamato per fare l'asporto e mi hanno detto che non avevano più per fare l'asporto, che non so bene cosa significhi, il fatto che non... vabbè, andiamo avanti. Però adesso è diventata una questione di principio, siamo un po' tristi che stiamo per rompere il meme, però dovrebbe essere molto buono. Oggi pomeriggio alla fine sono riuscita a leggere solo uno dei due capitoli di Mistborn che volevo leggere, perché mi ha chiamato mio fratello e siamo stati un'ora e mezza al telefono praticamente fino adesso. Quindi sì, ho letto altre 13 pagine. Avrei voluto chiuderlo qui, questo pezzo di video, perché sennò aggiorno sempre quando sto per addormentarmi dal cuscino. Però voglio finire questa terza parte, perché veramente manca pochissimo, appunto ho letto 13 pagine, me ne mancano altre una roba simile, anche se sono molto combattuta perché quando torno vorrei vedere Masterchef per una volta in diretta, sono 3 settimane che ho da fare il giovedì sera, però appunto da un lato vorrei vedere Masterchef per una volta in contemporanea, perché sennò il giorno dopo devo evitare tutti i social perché ci sono lo spoiler, anche se forse questa settimana mi salvo perché guarderanno tutti Sanremo e quindi Masterchef avrà meno audience. Io non guardo Sanremo, non mi interessa particolarmente, quindi dai, forse questo giro posso vivere l'internet un po' più serena domani mattina eventualmente.
dal cuscino con furore. Mi sta arrivando tutta la botta di carboidrati di quello che ho mangiato a cena. Volevo dire, sono uscita ufficialmente a finire la terza parte di Miss Bourne. Così da domani posso partire, diciamo, con la parte finale. E oggi in totale ho letto 64 pagine. Quindi direi ottimo. Aggiornamento del venerdì sera. Pagine lette oggi. Zero. È sabato sera. E sono appena tornata a casa, c'è un tempo terribile qua a Roma, piove da tutta la giornata e ieri non ho appunto, come avete visto, letto nulla perché è stata proprio una giornata no a livello di umore e le cose sono due, quando sono di quel tipo di umore o leggo tantissimo perché voglio staccare dalla realtà o non leggo niente e purtroppo ieri è stato questo secondo caso, anche se per diciamo lo scopo di questo video mi avrebbe fatto comodo l'altro. Però che ci volete fare? Ogni tanto capita. Oggi però mi sono rifatta perché sono andata dal parrucchiere, ecco perché diluvia. Ci vado una volta ogni 55 anni, effettivamente ci sta che diluvi. Quindi tra il tragitto fino al parrucchiere e l'effettiva permanenza lì sono riuscita a leggere un bel po' di Miss Bourne in questo caso. Sono andata avanti, ho letto 3 capitoli che sono l'equivalente, 3? No, forse un po' di più. Comunque l'equivalente di 52 pagine di cui sono molto soddisfatta. Sto arrivando al punto finale, quello in cui andrà tutto velocissimo, quindi da un lato vorrei provare a finirlo domani, potrei riuscirci perché domani è domenica e non ho programmi particolari. Stasera finalmente ci vediamo per vedere l'ultima puntata della prima stagione di Percy Jackson, che appunto abbiamo iniziato come visione collettiva con mia cugina e il fidanzato, e vengono qui da noi per vedere l'ultima puntata. Devo dire, né noi né loro siamo particolarmente entusiasti di questa serie, abbiamo più cose negative da dire che altro, però vediamo come finisce. In ogni caso non so appunto quanto, insomma è sabato sera, non voglio neanche limitarmi per leggere, quindi non credo che stasera andrò avanti, eventualmente sarà nel conto delle pagine che vedrete, insomma, come faccio, come è stato per ogni giorno fino adesso. Sì, io prendevo solo cibo blu. C'è anche perché era poi... Che bella la domenica a casa. Sono le 5:10. Io ho finito la quarta parte di Miss Bourne e oggi in totale ho già letto 81 pagine. Vorrei finire entro stasera, anche se adesso ho fatto una pausa perché è successa una cosa abbastanza grossa. La mia vita, che già si reggeva su solide incertezze, in questo momento è veramente... vabbè. Mi sto facendo un caffè, anzi mi sono fatto un caffè per arrivare alla fine della lettura e farò merenda con uno di questi robbi che sono proprio una zozzeria, però mi ricordano il mio primo periodo in Francia all'università. Li ho trovati a Parigi la settimana scorsa, li ho portati e sono marshmallow ricoperti di cioccolato. Vabbè, quindi ora pausa, poi riprendo a leggere. Scusate, ma io non ne sapevo niente. Da quando hanno fatto un remake di One Day, che è tipo uno dei libri di cui sono più affezionata in assoluto? Tra l'altro lei l'ho già vista in This is going to... È andato via. Ecco. Lei l'ho già vista in This is going to hurt. Adesso me ne guardo un pezzettino, dai. Sono le 11:40, speravo sinceramente di finire prima. Sono nel mio solito posto, ma ho finito Miss Bourne. Quindi vuol dire che oggi sono riuscita a leggere 147 pagine. Ovviamente sono molto soddisfatta, molto contenta anche di aver letto questo libro, mi è piaciuto un sacco. E magari ci vediamo domani per le conclusioni finali, che faccio un po' ridere in questa postazione. In realtà non so nemmeno bene, neanche io, perché ho aspettato per chiudere questo video, perché potevo farlo benissimo ieri sera. Però ecco, questo è quanto per una mia settimana tipo come lettrice. Devo dire, sono molto soddisfatta, soprattutto per quanto sono riuscita a leggere ieri. Ho letto un bel po' di pagine e comunque sono riuscita a finire un libro. Certo, Miss Bourne è un libro tendenzialmente più lungo, quindi magari un libro di lunghezza media sulle 350-400 pagine riesco tranquillamente a finire in una settimana. Appunto libri così mattoni come quelli che sto leggendo in questo periodo mi richiedono più tempo, però ecco, questa è una settimana mediamente impegnata nella mia vita da lettrice. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!